Una notizia di ieri: Benevento è seconda in Italia per tasso di crescita delle imprese innovative e digitali. La regione immagino che apprezzerà questo dato e si può lavorare su questo dato per incentivarlo? Assolutamente sì. Ci stiamo lavorando con l'agenda digitale. È in corso il bando di 170 milioni che comprende anche la Campania per collegare tutte le imprese con la banda ultralarga, ma faremo anche iniziative, ad esempio sulle industrie culturali e creative. Stiamo predisponendo un'iniziativa per le industrie culturali e creative che si affiancherà a quella nazionale di Cultura Crea, per fare in modo che questi settori estremamente avanzati possano avere uno sviluppo ulteriore. E poi c'è la legge sull'industria 4.0. Questa legge non è solamente una norma generale, ma stiamo già studiando le misure, ad esempio attraverso i contratti di programma, per cogliere il meglio di quello che sta registrando la misura a livello nazionale, cioè l'acquisizione di nuove tecnologie, l'acquisizione di beni strumentali innovativi da parte delle imprese. Questa misura a livello nazionale ha già comportato un traino per l'acquisto forte di nuove tecnologie. In Campania vogliamo che sia ancora più forte con l'apporto della Regione.